Bentrovati telespettatori della Julie. Oggi abbiamo qui ospiti nei nostri studi Tuef e Frank Castiglione, la nuova generazione dell'hip hop napoletano. È alla ribalta la nuova generazione nel rapper napoletani, campani, grazie alla vittoria di Rocco Hunt per le nuove proposte di Sanremo, ma la realtà dell'hip hop napoletano, campano, è una realtà che esiste da tempo. E per questo abbiamo voluto come ospiti con noi dei rappresentanti del progetto Underground Science Naples. Ecco, allora diamo il benvenuto a Tuef e a Frank Grazie, Castiglione. grazie. Spiegateci un po' questo progetto, un progetto che coinvolge oltre artisti, rapper, anche registi e artisti del calibro addirittura di Enzo Grandi Agnello. Sì, in effetti Underground Science Naples, come dicevi tu, è un progetto più che un solito gruppo visto alla vecchia maniera di singoli elementi. Infatti racchiude tante realtà ed è nato questo collettivo, se vogliamo chiamarlo così. E in effetti poi ci sono state anche collaborazioni importanti, come dicevi, con Enzo Gragnaniello e Franco Del Prete. Perché noi, anche se siamo molto legati alla cultura hip hop, che come ben sappiamo è nata negli Stati Uniti, nel Bronx, a New York, siamo anche molto legati alla nostra cultura partenopea, che ha radici ben salde. E Del Prete e Gragnaniello sono due esponenti di questa cultura partenopea. Ricordiamo il Napoletan Power. Se solo vogliamo ricordare che Franco Del Prete è il batterista storico di Napoli Centrale, degli Showmen, voglio dire, stiamo parlando di gente che fa musica da 50 anni. Per chi conosce ed ama la musica, soprattutto quella di radici napoletane, non può che gioire soprattutto di queste nuove leve che si fanno notare ultimamente, più che altro sono i mass media che vengono a conoscenza di realtà, di giovani talenti che da anni fanno questo mestiere, più che altro si spingono per questa passione che cercano di portare la voce di Napoli. Oltre alle congratulazioni che possiamo fare per il giovane artista Rocco Hunt, con cui ci uniamo tutti, entriamo nel vivo del progetto USN e vediamo questo contributo, questo video curato dal nostro regista Frank Castiglione. L'arte non nasce in coppie jet private, a mezzo mare in coppie panfile super accessoriate. No, no, l'arte non nasce in tifili e gli industriali, che si salvano pure quando l'industria va male. E a papà sono sempre gli operai. L'arte nasce in tu scuro, a te uno sbatto su, la solitudine si mangia il cuore. L'arte che ci meraviglia, che ci accarezza l'anima, che ci fa esibire un coppa a pelle, e vuota nasce, rinda una sette. Fatica un coppo beat come un operai. Ogni giorno i soldi se ne vanno ma non proprietari. Chiamamo rock and art per compagno open arms. A scienza la sai te la chisto suone hard. Quello che guadagno non mi trasse rindonasse. La già porto a mamma che mi sta aspettando a casa. Questo va per ogni frate carcerato. Caccia una catastrofa che va da scarfare in da luttate. Quando guardate a luna rete cielo vi trovate su. Questa scienza la sai te la è dedicata a voi. A scienza la sai te la l'hip hop è una malattia. Magna magna generale noi campiamo in anarchia. Scrivo cazzate ma ne foto se non si ti interessato. Saccio solo che pato ma te ne ricci spazzato. Tant'anni fatiche non vera manca pensione. Dopo buona storia vera te metti in dare la canzone. Bam. Questa scienza la sai te la. Questa scienza la sai te. 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 Questa scienza la sai te.
utilizzo la setella San Gennaro ci protegge lì in giro vero. Ogni volta che te porto bene ogni cosa che non è d'umore me lo dico di l'ipocrisia chi si to porto un wall warp un piece morte stessa poi ogni panne che c'è vista pisa non mi ricordo per chi sti vivi che visse chiante sul riso non mi scordo ogni giorno tu conto non fatto un cuore se fermo non scatta una mamma che chiama per un figlio cansare tiro sospira affannato cuore inganna una nottata surata non va paurata a notte oscura non fanno paura poi non resti guagliuna caccerima vo giuro cultura da foglia Napoli sotterranea sono senza scuorna vergogna Napoli è milionaria o sotto sole in un museo in da tutte pizze ero vascera nonna ma mi parevano gli uffizi che sto scienza la settella 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 Cari telespettatori, rieccoci nei nostri studi. Abbiamo voluto vedere tutto il video e proporre a voi, telespettatori della Giulì, tutto il video per poter ammirare ed ascoltare la canzone A Scienza della Saitella, il messaggio di questo rap voluto appunto dal progetto Underground Science Naples. È un messaggio che quasi vuole riprendere una frase storica del grande cantatore genovese Fabrizio De André. Sì, infatti, che dall'età mi possono nascere i fiori. Infatti noi anche quando lavoriamo sulle produzioni campioniamo da vinili. Nell'era dove tutto è tecnologico e dove ci vuole la perfezione, per noi il tipico fruscio del vinile per noi fa parte del suono, è vita e un altro tipo di calore. Volevo dire che nel video qui c'è Dope One che è l'altro membro del collettivo e quasi tutte le musiche sono state curate da Sonachine che è il DJ di KPK e diciamo che intorno a noi tre poi si è costruito tutto questo discorso del collettivo. In questo pezzo, come dicevo prima, abbiamo collaborato con Gragnaniello e con Franco Del Prete che diciamo fare una canzone con loro è il risultato finale di una magia, di un qualcosa che si è creato nell'arte dell'incontro, diceva qualcuno. Esatto. E quindi il messaggio è che a Napoli, che tante volte viene bistrattata, viene considerata e relegata ai margini di una realtà sociale e anche musicale, invece si va controcorrente, underground vuol dire anche positività, energia, vuol dire musica, arte. Sì, sicuramente, perché per noi non è un modo di metterci diciamo un'etichetta underground o commerciale, i soliti discorsi che si fanno, perché secondo me sono legati solamente proprio dal punto di vista della commerciabilità di una cosa, ma non è detto che un prodotto underground, tra virgolette, non possa essere poi commerciabile, voglio dire. La domanda al regista, com'è stato affrontare Napoli con tante sue bellezze, scegliere un posto piuttosto che un altro? Che cosa dà Napoli all'immagine, al colore in combinazione con la musica? Vabbè, Napoli dà tantissimo, offre degli scenari molto particolari, bisogna saperli catturare, diciamo. Il video è iniziato, cioè diciamo
il pensare come gestire, come portare avanti questo video è nato un po' tutto così all'improvviso, a impronta. Noi lavoriamo anche molto così di istinto e di impronta, infatti la scienza, cioè il nome è Scienza della Settella, e quindi anche il filone che ho voluto portare poi nel video è stato proprio questo, che comunque diciamo tra virgolette dalla Settella non è detto che debbano uscire solamente magari ecco, delle cose diciamo brutte e cattive che noi tutti conosciamo, ma magari può essere anche un'esperienza di vita che ti porta poi a pensarla e a vivere la vita in un modo totalmente diverso. In questo video appunto io ho inquadrato comunque quattro personaggi, tra cui Tuef, Dope, Enzo e Franco, che comunque di vita ne sanno molta. E quindi diciamo che tutto è partito, l'inizio diciamo della sceneggiatura è partita proprio dal testo di Franco, dall'inizio del testo di Franco, che comunque mi ha dato molto l'impressione di un artista che ormai non crede più non nella sua artisticità, ma nel suo emozionarsi e nel saperlo poi, riuscire a farlo leggere, oggi in un mondo molto futile, molto fatto di apparenza. Quindi certe emozioni oggi in tanti non le riescono a leggere. E quindi infatti ho voluto diciamo, creare una storia parallela a quella del testo, che appunto facesse uscire questa tristezza di un artista questa malinconia nei confronti ecco, del pubblico, dell'emozionarsi. E quindi ho voluto, diciamo, tra virgolette, cercare di far uscire questo suicidio artistico, non fisico, di questo personaggio. E poi c'è quella magia alla fine, diciamo, che è un po' una consegna a questi giovani emergenti che comunque in un certo modo, anche se fanno un sound diverso, però comunque sono accomunati dalla Settella e dal modo di pensare, cioè dal modo di far uscire certe cose. E niente, vabbè, ho avuto questa bellissima esperienza, ecco, perché comunque avere poi Franco a disposizione, che oltre a essere un grandissimo musicista, ecco, si vede nel video, è un grandissimo attore, infatti anche, diciamo, anche Enzo, cioè, ecco, poi io penso che quando c'è un artista ha un cuore, lo sa far uscire anche in altre forme ecco, di arte. E infatti penso che nel video c'è la totalità, loro, insomma, non artista. Forse cioè, Franco è un attore proprio mancato sì. A conclusione di questo incontro, una domanda per voi due. Napoli, la centralità di Napoli nella vostra storia, oltre che naturalmente nella vostra arte. Tu, per te. Napoli è, qualcuno diceva, inferno e paradiso, no? Quindi per me Napoli è tutto. Qualcuno addirittura invitava ad allontanarsi da Napoli, il grande Edoardo. E quindi vedere questo ti puoi periodo, pure allontanare. Vedere in questo periodo essere veramente aggrediti da ogni forma di razzismo, sì. Per me va condannato, in qualunque modo va condannato. Per te invece, Frank? Per me, io ho vissuto un po' di tempo fuori e ti dico che non ce l'ho fatta, poi sono tornato a Napoli, perché Napoli mi dà quell'energia giorno per giorno, anche nelle difficoltà, nei problemi, però ecco, ti dà, per quanto mi riguarda, ecco, mi dà quell'energia giusta per affrontare la vita, mentre magari ecco, in altre città, non lo so, ecco, il sentirsi, cioè la vicinanza degli amici, cose che forse in altre situazioni non le trovi. Progetti futuri? Progetti futuri, staremo qui alla mostra, vogliamo ricordare la mostra del rock al PAN, che inizia il 22 e finirà il 6 aprile. Curata da Aimone? Sì, da Carmine Aimone e pure Michelangelo Iossa. E niente, c'è stata la conferenza stampa sabato scorso, qui preso parte anche il nostro sindaco, tra le personalità c'era dell'Arena, quindi sempre incontri tra persone che hanno fatto la storia. Assolutamente, assolutamente. E niente, poi sto preparando il mio disco da solista e uscirà il singolo per metà marzo. Ho avuto il piacere che la musica è curata da DJ Jed, che tutti conoscono nel mondo musicale e nell'hip hop, e all'interno del video sempre di Frank Castiglione ci sarà la presenza di Pino Aprile, perché tratteremo proprio il discorso sulla vera unità d'Italia e
su questi terroni che vengono bistrattati un po' dappertutto. Prego, continuerà allora questa collaborazione? Sì, assolutamente. Ti ho detto, è un modo di pensarlo, è un modo di vivere, quindi che ben venga. Bene, bene. Allora, per quanto riguarda, un saluto ai nostri telespettatori, un freestyle per The Giulia Italia? Sicuro, tranquillo proprio. Faccio improvvisazione a Giulia TV con Frank Castiglione, non mi sento parte sta nazione. Chi è tu F che rappresenta Napoli, ti porti storie vere per dire a chi ti vive. Peace. E viva quindi la musica di Napoli, ringraziamo i nostri ospiti Frank Castiglione e Tuef per essere stati qui con noi in studi di Giulia Italia. A voi telespettatori, se volete, potrete consultare questa produzione attraverso il nostro portale giulinews.it. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Grazie ragazzi. Grazie a te.